finisce qua. Poi ce n'è una che piace tanto alla moglie di Salvo La Rosa, che salutiamo. Ah, come no, ciao Daniela, sì. Vero, vero, questa è bellissima. Vabbè, che c'era quest'uomo che stava andando in Brasile. questa barzelletta mi fa ridere solo al pensiero. Al quindi pensiero. Immaginate quando terminerà. Prego. Lei c'è stata mai in Brasile? Signorina, ma lei non è stato. Scusa. Cioè lei in andata non è già stato. In Brasile non è già stato. Agganciamo sta signorina. Ma volevamo mettere una signorina? No, stiamo scherzando. Questo doveva andare in Brasile. Sì. L'amico ci disse in bar, stai in Brasile? Io sì, in bar. Cioè, in bar non ti sediare, io non ti ho domandato mai niente. Ma a portare un pappagallo brasiliano, in bar, perché è la mia passione. Io avevo una vita che voleva un pappagallo brasiliano originale. Bara, non ti porto un pappagallo brasiliano. Certo, casi frato, non ti porto un pappagallo. Certo. Ti porto un pappagallo che ti faccio nascere, pazzo. Questo parte, arriva in Brasile, giustamente arrivato in Brasile, Rio de Janeiro, San Paolo, Recife. C'è una signora che è brasiliana so, di origine là, no? Esattamente da dove arriva, signora? Paranà, Paranà. Già uno sente Paranà, chi è come dire Paranà. Che saggio che è una tavola. No, con tutto il con rispetto, tutto rispetto per poi che è una tavola. Ma uno del Paranà, capito? Quindi basta. Per questo sei innamorato. Paranà. Capito? Paranà. Vabbè, basta. Non volevo sapere altro. Molto samba. Basta, a un certo punto chi so, sai, samba, cosa, camorri, fimbre. Ci può pensare. Non ci poteva pensare, papaiardo. Carino, no, tornavo quando arrivavo all'aeroporto di Catania, dice, ma scordai a portare il pappagallo all'amico mio, dice, ora come facevo? Dice, ora devo andare in un negozio di animali, si infica in un negozio di animali, ci senta, guardi, ho bisogno di un pappagallo brasiliano. No, dice, guarda, il pappagallo purtroppo fineno, dice, non ne abbiamo più, dice, se vuole ci posso orare un gufo. Proprio un gufo. Amico mio vuole un pappagallo, ci porto un gufo, scusa, che è la stessa cosa. Vabbè, ma lei ci portasse un gufo, no, con 100 euro fa un compassone. Ascolta, ma quello con bassone, un gufo, 30 euro, dice, ma chi lo vuole un pappagallo brasiliano? Ascoltasse a mia, se pigliasse un gufo, l'amico solo ha visto mai un pappagallo brasiliano di presenza. Dice, no, e allora lei ci porta un gufo e ci dice che è un pappagallo brasiliano, che chi lo si accorda? Su suo piglia, ci rogno 25 euro con tutta l'aggia, va bene? Ah, perfetto. 25 euro con tutta l'aggia, che magari qua fa il suo forno che è patato, se non vuole. No! Scusa. Povero a gufo! A 25 euro ti viene qualcosa, che sarà 12 euro il chilo, che ho piccato la carne cavata. Ma no, poi, un gufo, punto. Quando mai si è cucinato? Ma che ne so, per dire. Poi ma, giusto, che patate. Ma scusa, nella mente di uno che se non va a Brasile a budelle aria, non ci porta un pappagallo all'amico, giusto, giusto, cosa giusto, può nascere? Giusto, di giusto, tutto, giusto, no? giusto. Basta, chiesto, dice, vabbè, mi rassa questo gufo. Se piglia sto gufo. Ci porta l'amico in bar, devo portare un pappagallo brasiliano che è a fino del mondo, ci presenta sto gufo, caiaggia, l'amico come visto dice in bar, sì, mio frate, io sapevo che tu non ti scordavi di me, in bar, ti ringrazio per tutta la vita, ti ringrazierò. Giusto. E si lascia. Sì. Dopo 6 mesi si incontrano. Ciao, in bar, come si, tutto a posto, ma c'è tutto bene. Ci sento una cosa, dice, ma il pappagallo, come sta? Ma mare, c'è buono, dice, ma parra, ma c'è un bar, te dirà la verità, c'è di parlare, non parla, dice, però quando parlo io sto attento. Io questa barzelletta la trovo deliziosa. Ma non finisce qua.